Salve cari ragazzi, amici del web, sono Andrea Bruni. In questo momento mi trovo nel Brunei, un posto entusiasmante, affascinante, veramente molto interessante perché è genuino e sincero. Mi trovo in giro per le strade di notte e non ho mai visto viaggiando un posto come questo dove veramente sono tutti allegri e felici. La città è piena di bambini che giocano in centro, molto spensierata, non c'è assolutamente traffico, a piedi, la gente va a piedi, tantissimo verde. È proprio la cosiddetta città ideale, studiata a tavolino, con tanto verde, spazio ricreativo. Vi darò giusto una panoramica veloce per darvi l'idea del posto. Se avete la possibilità di viaggiare, venite nel Brunei, non ve ne pentirete perché è un posto, è il classico posto relax. Prendo la mia macchina fotografica che avevo appoggiato lì, ecco qui abbiamo i classici giochi per bambini. Ecco qui abbiamo tutta una serie di bancarelle che vendono di tutto e di più. Questa è la città delle bancarelle, non ho mai visto un posto al mondo con una così alta concentrazione di bancarelle che vendono di tutto. Ecco, qua è il reparto frutta. Questi frutti qui sono quelli del gioco del Super Mario da raccogliere. Ecco, reparto frutta. E come vedete la città è piena di mamme, bambini. Posto così genuino. Ecco, i bambini sono tutti qua che giocano. Qui c'è un campo di calcio, con il campo dove si allena la squadra nazionale. Questo, come vedete, ecco, l'erba è tenuta benissimo, c'è un banto perfetto. Ecco, questo qua è il bambino lottatore di sumo. Il giro continua. Ecco, come potete vedere, il posto è allegro e allegorico. Ecco, abbiamo questo qua che si è messo l'orecchino luccicante perché va molto di moda, è un po' è una cosa che tira tantissimo in questo periodo, l'orecchino luccicante. Ecco, usciamo e andiamo, ci portiamo qua fuori all'esterno, dove il nostro giretto continua, veramente bello stare da queste parti. Ecco, il clima è ideale, di sera non c'è né caldo né freddo, proprio secondo me qui la giacca in questo paese qui non ce l'ha nessuno, perché c'è la temperatura, non l'ho mai vista scendere sotto i 25 gradi. Abbiamo altra gente che gioca, il cibo qui la fa da padrona, ogni 2x3 c'è qualcuno che cucina e si possono degustare delle prelibatezze locali viaggiando in questo modo qua. Costa veramente poco mangiare in giro in questi posti così alla buona, ed è mangiare tutto etnico. Ecco, qui abbiamo il potato twist. Ok ragazzi, il mio giro continua, noi ci sentiamo alla prossima, continuate a seguire le mie puntate, i miei videoclip. Ciao a tutti, lasciate un commento.